e ci rivediamo presto per commentare questo e altri eventi, mentre do il benvenuto, benvenuta in studio a Gabriella Carlucci. Ben ritrovata Gabriella. Perché? Perché ormai non è il primo appuntamento, siamo già alla settima edizione di Estimar, il Festival del Cinema Italo-Spagnolo di Palma di Mallorca, una tua idea che ricordo abbiamo anche insieme presentato nelle scorse edizioni. Infatti io ti devo innanzitutto ringraziare te e Rai News 24 che ha sostenuto questo mio evento sin dalla sua prima edizione e devo dire facendo bene perché alla fine la Rai è servizio pubblico. Quello che io cerco di fare è mostrare il meglio del Made in Italy, certamente in campo cinematografico, ma non solo, all'estero. Quindi che Rai News come testata mi abbia sempre seguito mi rende molto orgogliosa, ma devo dire rende merito a voi perché avete No, ma noi valutato. ti ringraziamo perché abbiamo verificato che è un bel progetto, no? Che è un progetto serio. Quest'anno dal 10 al 14 giugno a Palma de Mallorca. Qual è lo spirito e l'obiettivo di unire Italia e Spagna in tutto l'audiovisivo? Poi non è solo cinema, no? È anche produzione Certamente, televisiva, ormai certamente, inscindibile. certamente. Allora, l'idea è proprio questa. È un festival del cinema italo-spagnolo, quindi io presento le migliori pellicole e soprattutto anche con un occhio di riguardo alle opere prime e seconde dei giovani autori italiani e non solo giovani e giovanissimi e degli spagnoli. Però l'obiettivo principale è mettere insieme Italia e Spagna dal punto di vista della coproduzione, perché così nascono sin dall'inizio dei progetti più ricchi dal punto di vista economico, con una distribuzione importante, perché non dimentichiamo che la Spagna ha come bagaglio tutto il Sud America per motivi linguistici, quindi un film nato con finanziamenti italiani e spagnoli accede già a Ha una un bacino distribuzione, molto molto ampio. bravissimo. Quindi mettere insieme i produttori per fare progetti congiunti, fare delle coproduzioni internazionali, che quindi diano spazio ai talenti italiani, perché poi non ci dimentichiamo che noi siamo i maestri del cinema e dovunque andiamo questo ce lo riconoscono. E ce lo Quindi riconosce da Almodóvar a tutto il tutti, cinema spagnolo, tutti, no? Le tutti. radici stesse nel neorealismo italiano, Bravissimo. non solo, anche la commedia italiana e tante altre cose. Ma io ti chiedo, visto che hai questa consuetudine anche con gli spagnoli e la loro cultura, spesso si dice che siamo molto simili, italiani e spagnoli, e invece forse no. Cosa ci accomuna e cosa ci differenzia Guarda, nella cultura, nel cinema e nella vita? allora, ci accomuna tantissimo l'essere solari. Italiani e spagnoli sono persone positive, ottimiste, molto solari. Forse siamo solari perché abbiamo un bel sole che ci accomuna nel sud dell'Europa. E poi abbiamo anche questa flessibilità. Gli italiani sono famosi per essere persone flessibili, che si adattano, che riescono a fare le cose impossibili. Bene, anche gli spagnoli sono da questo punto di vista molto simili a noi. Forse con un po' più di rigore, precisione o no? Un po' più di rigore, poi ti dico, soprattutto per esempio nelle isole Baleari dove è pieno di tedeschi, per cui Hanno che cosa succede? Che imparato. gli spagnoli con questo carattere così mediterraneo e impulsivo però hanno capito che bisogna seguire le regole. Quindi diciamo che Palma de Mallorca è il sunto perfetto perché ci sono le regole dei tedeschi, però con quella flessibilità e quel frizzante che viene dall'essere mediterranei. Però l'importanza di questo festival nel tempo è diventata anche di aver portato all'estero il meglio del Made in Italy. Quest'anno pensate che io sono riuscita ad organizzare un Eh sì, bilaterale. perché non è solo cinema, no? Cioè, moda, cibo, il food, come lo si chiama adesso, insomma, cibo, Certo, gastronomia certo, e arte. certo. Arte, turismo. Quest'anno abbiamo organizzato un bilaterale Italia-Spagna di turismo e verrà il ministro Garavaglia, ci onorerà della sua presenza col ministro spagnolo e quindi presenteremo il meglio dell'Italia meno conosciuta, perché è ovvio che l'Italia tutti la conoscono, ci mancherebbe, ma l'Italia ha talmente tante cose belle da mostrare che quindi porteremo dei luoghi dell'Italia meno conosciuti. Poi abbiamo organizzato al termine di questo incontro bilaterale una cena bendata, per cui tutti Che vuol dire? i nostri ospiti verranno bendati, degusteranno una serie di pietanze del best of Made in Italy per quanto riguarda il food, quindi Sicilia, Puglia, Sardegna, Toscana, Emilia, quindi il meglio del meglio del meglio, con prodotti anche di nicchia se vogliamo. Loro devono indovinare i miei ospiti che cosa stanno mangiando. Se indovinano, gli regaliamo, che ne so, il pacchettino di orecchiette, ma comunque avremo uno schermo gigante, questo anche grazie alla collaborazione con Enit, dove mostreremo i territori di provenienza dei Ah, prodotti. un'esperienza sensoriale proprio, Assolutamente. quindi toccando tutti i sensi. E, bene, come poi si svolge?
in chiusura volevo chiederti questo perché mi incuriosisce. Cioè, il momento clou è il festival, no? Del cinema, però c'è, certo. Come in tutti i festival, c'è tutta una preparazione e altri eventi collaterali. Cioè, un festival come questo vive tutto l'anno, in qualche modo. Sì, perché, dunque, intanto durante il festival il cinema non si esprime solo attraverso la visione di film. Tra l'altro, gli italiani quest'anno bellissimi, supereroi, ghiaccio, i nostri fantasmi, Fratelli De Filippo, quindi film meravigliosi. Però ci sono, per esempio, degli incontri, come dicevamo prima, fra italiani e spagnoli per presentare i prodotti. Nascono magari idee. Bravissimo, quest'anno presentiamo 3 coproduzioni nate dagli incontri dell'anno scorso. Poi ci sono delle masterclass. Io ho messo insieme un circuito di università di tutta Europa, quindi dal vivo nella Scuola di Cinema di Maiorca. Gli ospiti del cinema, che sono attori, registi, produttori, racconteranno la loro esperienza e noi la mettiamo poi in rete a disposizione degli studenti universitari di cinema di tutta l'Europa. È un lavoro che appunto è in progress durante tutto l'anno, perché per me è importante, come dicevamo prima, trovare i film, trovare, per esempio, oggi presenteremo un'opera prima di Fabrizio Moro, Ghiaccio, produzione Francesca Verdini. Beh, un film straordinario. Francesca Verdini è la sua prima opera da produttrice, Fabrizio Moro la sua prima opera. Scoprire e lanciare i talenti è no? Bellissimo. Una grande e quindi tutto l'anno bisogna stare al passo con quello che succede. Allora, tanti auguri per questa 7ª edizione di Estimar, perdonami, grazie Gabriella Carducci. E grazie a Rai News che ci ospita tutti gli anni. E adesso, in conclusione, torniamo perché siamo